per l'università gli obiettivi dell'accordo sono quelli di trovare spazi dove i nostri docenti possano esercitare la loro attività assistenziale, portandosi dietro i nostri studenti che hanno bisogno di letti, hanno bisogno di frequentare l'ambiente ospedaliero per potersi perfezionare, sia gli studenti degli ultimi anni del corso di laurea magistrale in medicina, sia i perfezionanti. Hanno bisogno di frequentare gli ospedali e noi abbiamo bisogno quindi della collaborazione delle aziende. Naturalmente poi c'è anche l'altro aspetto, quello di poter sviluppare le nostre attività di ricerca, di trasferire quindi quello che è stato studiato a livello di laboratorio al letto del malato. Oggi si è accorciato molto il tempo che interviene dal momento in cui si trova un'innovazione al momento in cui questa innovazione viene applicata, e questo accade in molti settori. Sono molto fiero di questo accordo che abbiamo firmato con l'Università Milano Bicocca, perché è un arricchimento non soltanto per l'azienda ospedaliera e per l'università, ma per tutto il tessuto sociale, industriale e economico della provincia di Lecco. Direi che le cose più importanti sono quelle nel campo delle neuroscienze, in campo odontoiatrico e in campo oncologico. Per le neuroscienze noi pensiamo di approfondire quelli che sono già gli accordi per creare un centro di ricerca sulle neuropatie tossiche periferiche e l'istituzione di una gestione sperimentale di un nuovo reparto che praticamente raccoglie i cosiddetti malati diciamo delle neuroscienze che sono nella terapia intensiva per portarli in un nuovo reparto di riabilitazione che li possa portare una volta alla fine di questo percorso riabilitativo ad essere assistiti a domicilio. È una cosa molto importante perché libererà dei letti di terapia intensiva che costano tantissimo, non soltanto nella provincia di Lecco, ma anche dalla provincia di Sondrio, Como, Monza, Brianza e Bergamo. Il secondo capitolo importante è quello dell'odontoiatria, perché la clinica odontoiatrica verrà presso di noi a Lecco e creerà due ambulatori per l'implantologia e la protesica, soprattutto la protesica sociale, con dei prezzi che saranno calmierati rispetto a quelli di mercato. L'ultima, però non ultima per importanza, è quella in campo oncologico. Noi speriamo, attraverso gli accordi con l'università, di aumentare la nostra capacità di fare indagini con la PET, che è una macchina ovviamente che scova i tumori in maniera più precisa e in maniera anticipata rispetto ad altre diagnostiche, nonché tutta la parte diciamo oncologica che può essere implementata con le nostre visite, ma anche con la tecnologia universitaria. E questo è un altro punto su cui ho cercato di agire in maniera determinata, perché i 24 studenti che hanno cominciato a frequentare i nostri ospedali, sia di Lecco che di Merate, in ambito medico e in ambito chirurgico, sono tutti studenti che abitano nella provincia di Lecco. Questo significa che siamo in grado di creare poi una base dati dei migliori per tenerli a lavorare nelle nostre strutture.